I surfisti li chiamano spot, i luoghi ideali per praticare la disciplina del vento, e la Sardegna offre gli scenari più suggestivi ed amati anche a livello internazionale. L'anno scorso nella baia di Porto Liscia, Coluccia, a pochi chilometri da Santa Teresa, si sono tenuti i campionati nazionali di classi windsurf ed è stato un successo straordinario di presenza e di spettacolo. Si replicherà quest'anno dal 2 all'8 giugno, una soddisfazione per Stefano Pisciotto, organizzatore locale dell'evento che mette insieme sport e turismo fuori stagione. Ma sì, è sempre la conferma, è sempre un'ottima, una bella soddisfazione per noi che stiamo lavorando da parecchio nel settore windsurf. Ovviamente è importante anche dal punto di vista turistico, sportivo e attivo. Noi questo tipo di organizzazioni le facciamo nel fuoristagione, perché parliamo di 2 e 8 giugno. Freestyle, slalom, formula windsurf, raceboard e speed, delle discipline che vedranno impegnati i campioni italiani, ma quali sono i numeri del movimento? Allora, intorno a questo evento, i numeri reali dell'anno scorso, stiamo parlando di 100 atleti iscritti alla manifestazione. Parliamo di 4 discipline con 4 titoli italiani assegnati, un movimento tra atleti, staff, giuria, giornalisti, cioè movimento regata di 450 persone per 10 giorni nel comune di Santa Teresa Gallura, paesino di San Pasquale e Porto Pozzo. Quali le difficoltà? Diciamo che gli enti sono un po' latitanti, stanno spendendo molti soldi in cose che non portano gente al di fuori, oltre mare. Windsurf è uno di quegli sport che è, per quanto riguarda la Sardegna, è l'eccellenza. Cioè noi, continuo a ripeterlo, siamo la Champions League del windsurf. La bellezza di Coluccia è una partnership con l'Università di Sassari del Porto Liscia Club, porteranno atleti in gara anche a Pasqua, dal 19 al 21 aprile, con la prima tappa della Unis Cup inserita nel progetto Surfamo.